io partecipo molto volentieri, vi ringrazio perché è stata una giornata densa e molto interessante. Io cercherò di fare qualche commento alle cose che abbiamo fin qui ascoltato. Io considero con una qualche diffidenza il termine populismo, anche per le ragioni che già sono state dette, perché da un lato è un concetto troppo inclusivo di fenomeni anche molto diversi tra di loro. Questo è stato confermato anche dalle varie relazioni, insomma parliamo di populismo, parliamo di una famiglia molto composita di fenomeni o di ideologie politiche. E inoltre ha questa connotazione spregiativa. Noi finiamo per chiamare populismi tutte le cose che non ci piacciono. È un modo per liquidare, in modo un po' sommario, rinunciando a una analisi critica del fenomeno. No? Poi dobbiamo naturalmente arrivare anche ad un giudizio, ma prima di arrivare ad un giudizio sarebbe bene capire il fenomeno per quello che è, quali sono le sue motivazioni, le sue ragioni, la sua interna razionalità. Poi, nell'ambiguità della parola populismo c'è anche l'indeterminatezza dello stesso concetto di popolo. Quando parliamo di popolo, di cosa parliamo? Parliamo di una comunità nazionale, o il popolo sono i ceti popolari in contrapposizione alle élite, o è la società civile. Quindi, fatta questa premessa, io dico, usiamo con molta cautela questa parola che forse non ci spiega i fenomeni e rischia di portarci così a una condanna sommaria di tutto quello che non ci piace. Però diciamo, vediamo alcune possibili tipologie di quello che rientra in questo ragionamento sul populismo, o meglio sui populismi. Ci possono essere tre interpretazioni, tre definizioni tra loro diverse. La prima riguarda il meccanismo della democrazia plebiscitaria. Il popolo è il leader, senza mediazioni, senza le istituzioni intermedie. Qui l'accento più che sul popolo è sul capo, sul leader. E questo è un tratto che abbiamo visto. Berlusconi è un esempio tipico di questo, ma questo si riproduce anche ai livelli più bassi. Tutto il ragionamento l'abbiamo sentito qui ultimamente sui sindaci, sul modo in cui i sindaci interpretano la loro funzione, rientra in questa medesima tipologia. L'elezione diretta, il superamento delle mediazioni, il superamento delle procedure normali istituzionali in un rapporto diretto tra il leader e il popolo. In una seconda accezione possiamo vedere tutte quelle posizioni che partono da una mitizzazione del popolo,
come depositario delle virtù originarie. Qui il popolo è visto in contrapposizione con l'élite. La polemica è contro le oligarchie economiche, finanziarie, politiche, intellettuali. E in questa tipologia rientra anche tutto il fenomeno della Lega, cioè la Lega ha questa mitizzazione delle virtù originarie del popolo. Il popolo poi è definito secondo una identità chiusa, è il popolo padano, quindi qui ci sono tutti quegli elementi più volte qui analizzati che riguardano il nemico, la costruzione del nemico. Il nemico è l'immigrato, è lo straniero, quindi la difesa della comunità etnica come comunità chiusa. E questo è un, oltre all'Italia, oltre al fenomeno della Lega in Italia, abbiamo fenomeni molto simili, imparentati con questo, in quasi tutti i paesi europei. C'è forme di fondamentalismo etnico, l'idea della comunità chiusa, anche con elementi di razzismo in alcuni casi. Oppure c'è una terza tipologia, forse quella meno considerata in questa discussione, che sono tutte le forme di idealizzazione della società civile e della sua capacità di autoregolazione. La società civile, come qui il luogo, ma qui la società civile è molto diverso dal popolo in senso etnico, perché qui è una comunità globalizzata, cosmopolitica, è la comunità di quelli che hanno accesso agli strumenti di comunicazione. Però ci sono una serie di movimenti che si basano su questa idea, appunto, dell'autogoverno della società civile in contrapposizione al sistema dei partiti, alle istituzioni politiche. Forme di antipolitica declinate in modo diverso dal punto di vista politico, possono apparire qualche volta di destra o di sinistra. Qui rientra, che so, un fenomeno come quello del grillismo o certi movimenti. Allora, qui si tratta, secondo me, di fenomeni molto diversi, anche con del tutto diversi come orientamento culturale, anche la connotazione sociale di questi fenomeni è molto differente, quindi si può appunto domandare che cosa li tiene insieme, se c'è qualche cosa che li tiene insieme. Però dei tratti comuni ci sono. I tratti comuni sono, in primo luogo, il fatto che in tutti questi casi si fa riferimento a una moltitudine indifferenziata, cioè il popolo o la società civile viene vista senza nessuna considerazione, nessuna analisi delle sue interne articolazioni sociali. Potremmo dire non c'è nessuna analisi di classe, no? C'è un tutto indifferenziato. Il popolo, i cittadini e il leader, oppure appunto la comunità etnica o anche la società civile vista in termini molto generali. Il popolo come moltitudine indifferenziata. È la moltitudine e non appunto l'articolazione, la concretezza delle relazioni sociali, dei conflitti
che stanno dentro una determinata società. Questa idea della moltitudine indifferenziata la ritroviamo anche in alcune teorie come quella di Toni Negri, ad esempio, appunto, della moltitudine, che non è più il lavoro, il luogo del conflitto, il luogo dell'identità. In secondo luogo c'è il rifiuto, la critica alla democrazia dei partiti, a cui si contrappone la figura del leader, o si contrappone la comunità etnica, o si contrappone la società civile. E infine c'è la politica, il prevalere dell'immagine, della retorica, della rappresentazione. Lo si è visto anche qui, insomma, nella discussione sulla sicurezza, come questo tema viene visto sotto il profilo della emotività immediata, della percezione della sicurezza e il ruolo che in tutti questi casi hanno i grandi mezzi di comunicazione, cioè è l'immaginario collettivo che domina rispetto alla concretezza delle scelte politiche. Ora, però, tutti questi fenomeni, cioè questi tratti comuni, qui arrivo, insomma, alla mia ipotesi, alla mia interpretazione, e sono dei processi reali, cioè non sono soltanto una deviazione, no? Quindi sono processi reali, perché quando si dice, appunto, siamo passati dalla classe alla moltitudine, ma qui c'è un processo che è avvenuto nella società di frammentazione sociale, di frantumazione delle identità collettive. Per cui questo non è soltanto una rappresentazione politica, è qualche cosa di reale che è avvenuto, che sta avvenendo nelle nostre società. Così, insomma, la critica al sistema dei partiti, il fatto è che i partiti, questo sistema dei partiti si è praticamente dissolto, forse in Italia più che altrove, ma insomma, quelli che oggi si chiamano partiti non so se lo sono. Forse sono un'altra cosa, sono macchine elettorali, hanno perso una identità, una loro coerenza di carattere culturale o ideologico, sono organismi molto, molto fragili, incapaci di rappresentare delle situazioni concrete. Per cui, insomma, il populismo non è soltanto una operazione politica da contrastare. In questo mi riconosco molto in quello che diceva Michele Prospero, no? Il populismo è diventato il modo di essere delle nostre società da questo punto di vista, se non riusciamo a intervenire su quei punti, cioè se non c'è una risposta, un'azione che cerca di invertire la rotta, se appunto va avanti un processo di frammentazione sociale che dissolve le identità di classe, le identità sociali, se va avanti un processo per cui i partiti sono soltanto delle macchine elettorali senza anima, se prevale una politica tutta giocata sull'immagine, allora il populismo è la conseguenza assolutamente logica di tutti questi processi. Per cui per contrastarlo efficacemente dobbiamo rispondere su ciascuno di questi, su questi punti. Cioè non basta una controretorica,
facciamo la retorica dell'accoglienza contro la retorica dell'intolleranza, o facciamo una vecchia retorica di classe, ma insomma, se è soltanto una retorica non serve a nulla se non c'è un lavoro pratico di ricostruzione dei legami sociali. Così dobbiamo vedere come attiviamo nuovi strumenti di comunicazione che non ci lascino in balia della retorica mediatica. E qui c'è la sinistra si trova di fronte a un compito molto complicato, che non ha affrontato, ha subito questi processi. Di fronte alla Lega, insomma, io conosco un po' la situazione del Nord, io ho visto il più delle volte una sorta di leghismo temperato, cioè la Lega ha ragione, l'agenda è quella, però un po' più di prudenza, no? La Lega esagera, però sulla sicurezza, su altro, oppure il Nord, il partito del Nord, siamo corsi dietro a questo tipo di rappresentazione. Oggi siamo a un punto in cui, insomma, il fallimento delle politiche di questi anni giunge in evidenza col governo tecnico. Anche qui Prospero ci ha spiegato la dialettica che c'è stata in Italia, nella storia politica italiana, tra governi tecnici e governi politici. Questo governo offre una tregua, intanto è l'esplicitazione di un percorso di fallimento. La politica non è stata in grado di governare la società italiana e di fronte all'emergenza economica siamo costretti a ricorrere ai tecnici. Ora, questa tregua bisogna vedere come viene utilizzata, cioè può essere l'occasione per un lavoro di riprogettazione. Certo, se non si fa un lavoro di riprogettazione può ripartire il meccanismo di prima. Quindi, insomma, il ragionamento sul populismo, che io appunto forse può essere inteso così, cioè il populismo è un po' l'effetto di processi sociali e politici che non abbiamo saputo governare, si è aperto un vuoto, cosa che diceva anche Biorcio stamattina, è stato un crollo del sistema dei partiti, si è aperto uno spazio vuoto che è stato riempito da questi fenomeni, con caratteristiche diverse, ma tutti fenomeni che però poi alla fine trovano una saldatura, perché il rapporto tra Lega e berlusconismo non è stato un rapporto aleatorio, soltanto elettorale, c'è una complementarietà molto forte e probabilmente questo processo potrà riprendere se non si agisce. Però per agire appunto non basta una polemica spicciola, quotidiana, occorre agire sulle cause. E le cause sono quelle che ho cercato di definire e che già molti interventi hanno chiarito. Io mi fermo qui. Vediamo se funziona. Ma sì, ci troviamo di fronte ad un concetto molto controverso e quindi naturalmente anche le letture che sono state date oggi in una giornata molto densa, tra l'altro troppo densa, nel senso che alla fine è difficile trovare il filo da cui aggiungere qualcosa o ricominciare il discorso. Io direi che accanto agli approcci che sono stati molto evidenti oggi, che sono stati approcci sociologici, politologici, storici, in parte giuridici,
Forse sarebbe il caso di aggiungere un approccio teorico, cioè di teoria politica, perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno politico che tra l'altro è stato anche sottoposto a riflessioni di carattere teorico, no? Ed è naturale che sia così perché è un qualche cosa che si colloca tra società e istituzioni, investe quella cosa che sta tra società e istituzioni e che dovrebbe essere la mediazione tra questi due livelli, e invece poi questa mediazione l'ha persa, cioè la politica. E quindi, insomma, e poi investe quel concetto di popolo che richiamava adesso Terzi, che ha una storia anche appunto di riflessione anche filosofica, diciamo. È bene dire populismi, come si è detto qui, no? Perché populismo rischia di essere un concetto pigliatutto, no? Nel senso che mette dentro di sé delle cose molto diverse, esperienze anche diverse, anche intenzioni diverse, così come è stato nel passato e come è oggi. Ed è giusto anche dire populismi oggi, perché altrimenti facciamo un discorso che va al di là delle possibilità, anche se bisogna dire che l'esperienza del populismo, che oggi ha, è vero, questo carattere, diciamo, negativo, dispregiativo quasi, no? È vero, insomma, chi fa politica populista non si chiama populista, non viene chiamato populista da chi lo combatte. Però il populismo ha dei quarti di nobiltà storica, insomma, anche, pensiamo al populismo russo, no? Una grande stagione che sta poi all'origine di una grande storia di quel paese successiva, tra l'altro diede agli Enni la possibilità di una polemica feroce contro gli amici del popolo e come combattevano contro i socialdemocratici, e lì avevano un'idea, insomma, che, insomma, una volta io ero un entusiasta di quella grande opera leniniana che è lo sviluppo del capitalismo in Russia, no? Con cui poi lui ha combattuto e distrutto il populismo teorico, diciamo, no? Però oggi, quando penso a quell'idea che avevano i populisti, almeno il primo populismo russo, il passaggio diretto dalla piccola comunità contadina a una società comunista senza passare attraverso il capitalismo, beh, insomma, la riguardo con più simpatia, anche perché abbiamo visto che quando si passa dentro il capitalismo non se ne esce, no? Ecco, e quindi questa è un'esperienza storica che bisognerebbe tenere presente. Però, insomma, effettivamente no. Poi c'è il populismo americano, che è un'altra grande stagione, tra l'altro in rapporto con l'istituzione, la creazione della forma del partito politico, no? Il partito politico è nato negli Stati Uniti, poi l'Europa ne ha dato una declinazione diversa e anche più duratura e anche più profonda dal punto di vista delle teorie, ma però era nato lì, e non a caso c'è stato lì quel rapporto tra il populismo americano e nascita, crescita, crisi dei primi partiti, così come si sono organizzati a livello politico. Poi il Novecento ha una storia tutta sua, perché c'è il populismo appunto del sudamericano. Lì, per esempio, una prima teoria c'è stata, quella è stata richiamata anche stamattina, no? Germani, lo richiamava Mastro Paolo,
E lì sono cominciate a crescere anche teorie, diciamo, del, ancora oggi quella tradizione ha dei teorici, c'è questo libro di Laclau, le ragioni, la ragione populista, no, in cui lui, venendo da quell'ambiente, si sente anche appunto di difendere questa accezione, questa esperienza. Insomma, ecco, ci sono una caratteristica tra il populismo storico e il populismo contemporaneo, è che il populismo storico aveva sempre questa idea, diciamo, un po' retro, no? Cioè di ritorno ad una tradizione, e quindi era polemico contro appunto tutti i meccanismi dello sviluppo, mentre il populismo di oggi è esattamente contrario, cioè nasce in polemica con una tradizione che i populismi di oggi, per esempio, sono nemici del Novecento, no? Perché vedono lì appunto una storia passata, irripetibile, la storia appunto dei grandi partiti, delle forme organizzate, dello Stato e così via, e dicono: ma queste sono cose vecchie, noi siamo il nuovo, no? E vogliamo introdurre delle innovazioni. In questo senso è stato giusto, come faceva anche Mastro Paolo stamattina, cioè percorrere dagli anni Ottanta in poi il processo, insomma, perché tutto il processo di innovazione, di modernizzazione capitalistica, che poi è stata anche una falsa modernizzazione istituzionale, noi l'abbiamo visto nella sorta, in questa sorta di seconda repubblica, no? Così, in una farsa politica, no? Però anche quello si è presentato e è venuto avanti come un grande processo di modernizzazione, di innovazione, di novità, di nuovi inizi e così via. E quindi i populismi di oggi sono molto difficili da combattere, no? Anche perché sì, questo concetto di popolo, il mio problema è come salvare il concetto di popolo dalla deriva populista, no? Perché io vedo molto questo rischio, insomma, anche nei partiti che una volta erano partiti di massa, che una volta si chiamavano partiti popolari, e che rischiano nella loro evoluzione, o nella loro involuzione, meglio dire, una deriva elitistica, no? Separatista, di ceto politico, autoreferenziale, no? E quindi molto distante dai terreni, dalle condizioni, no? del popolo vero, che ancora esiste, insomma, anche se è un popolo diverso anche da quello che appunto abbiamo lasciato nel Novecento, che almeno nel mezzo del Novecento si era organizzato intorno a un concetto di classe che lo aveva in qualche modo, insomma, tenuto stretto, no? E lo aveva radicato, no? Dentro il luogo della produzione, per esempio, no? Che è un luogo materiale forte che teneva, da cui partiva poi anche una dimensione popolare. Beh, ma il concetto di popolo poi è, anche qui c'è grande teoria, perché insomma in fondo è un concetto, anche questo è un concetto politico secolarizzato, no? Come si dice di altri grandi concetti politici moderni, la sovranità, lo Stato e così via, perché nasce come ordine sacro, no? Lo troviamo nelle scritture, il Signore che dice ad Abramo: ti darò un popolo, no? E c'erano quelle belle definizioni che Taubes dava, che trovava in Mosè, ma poi in Paolo, dei fondatori di popolo, no?
personaggi profeti che fondavano un popolo, il popolo ebraico, il popolo cristiano, no? Perché è vero, un popolo o viene fondato, ma in fondo anche il movimento operaio ha fondato un popolo, no? Ne ha fatto un soggetto storico di grande peso, cioè, perché il popolo o viene fondato, ma se si esprime da solo, si esprime appunto, allora si esprime dentro una esplicazione, espressione populista cosiddetta, no? Ma io mi sono ritrovato molto con le cose che ha detto stamattina Michele Prospero, con cui concordo pienamente, quando ha richiamato questo, insomma, il populismo di oggi ad un'origine di abbandono, insomma, della grande questione sociale, cioè nel momento in cui questa non si è stati più capaci di dare voce alla società, ma anche di fare società, di organizzare società. Ecco, in quel momento è venuta fuori appunto una deriva populista. E il populismo di oggi è molto legato a condizioni più esteriori che oggettive, che strutturali, no? Mi sembra molto legato, per esempio, non sarebbe impossibile oggi un populismo senza il primato dei grandi mezzi di comunicazione, senza, insomma, questa primazia, diciamo, del virtuale, del mediatico, no? Questo entusiasmo che vedo in giro della rete che crea, no, rapporti interrelazionali oggettivi, ma insomma è molto dipendente da una guida quasi invisibile, no? Perché le grandi ondate mediatiche poi guidano, insomma, la deriva populista, perché oggi dietro il populismo non c'è il popolo, ma c'è quell'altra cosa, quel concetto teoricamente non si può esprimere perché non ha la dignità della teoria, ma che pur tuttavia esiste materialmente. Tante cose oggi esistono materialmente che non si possono teorizzare perché non hanno forza reale, no? È il concetto di gente, no? La gente. Io, se si potesse creare un neologismo orribile, sarebbe invece che populismo, gentismo, perché è quello che dice la gente, quello che pensa la gente, no? Quindi bisogna adattarsi, bisogna inseguire, bisogna esprimere, no, l'opinione. Però quello che dice la gente non è qualche cosa di autentico, ma è qualche cosa che esso stesso è guidato dall'alto, no? Io sono rimasto anche in questi giorni, no, questi spostamenti, è opinione più che sostanza, è opinione, non so se pubblica, probabilmente, però un'opinione pubblica già privatizzata nei suoi meccanismi, no? In questi giorni appunto rimango impressionato dal fatto che in una settimana un personaggio che non esisteva improvvisamente ha un consenso un rapporto del 70-80% di persone di gradimento, no? Un personaggio che appunto non,
Perché? Perché una settimana di esposizione mediatica in cui l'abbiamo seguito quando andava a messa, quando andava a visitare la mostra, quando passava dal Palazzo Giustiniani, è una settimana, è bastato per dire a tutti, allora tutti... Se lo sta già perdendo però. Ma perderà rapidamente, basta che fa delle cose per perdere l'immagine. Però insomma, questo però è indicativo, no? Di una ma insomma, per concludere i rimedi, no? Anche Riccardo adesso diceva, insomma, come si fa a mettere un argine a questa deriva. Ma insomma, sì, lui diceva bisogna. Io non vedo altro sistema che la. Perché il populismo oggi è soprattutto espressione di una epidemia, no? C'è un'epidemia in corso, non è stato trovato ancora un vaccino, no, che la combatte, insomma. E questa epidemia è l'antipolitica. Il populismo è questo, insomma, è impressionante. Io sono impressionato e non capisco come chi fa politica non se ne impressioni da questo senso comune ormai quasi non maggioritario ma totalitario, no? Contro, insomma, tutto ciò che è politica. Se non si ricostruisce questa cosa qui, se non si riabilita questo livello qui, e per riabilitarlo non basta dire politica, perché qui è stata molto anche richiamata questa nozione, no? Però a mio parere non basta dire politica, bisogna dire politica organizzata. Perché uno dei motivi per cui il populismo poi è il plebiscitarismo e quindi poi questa volontà di rapporto diretto, verticale, dalla base al vertice, no? Questo rifiuto di ogni mediazione, no? Tra basso e l'alto, che poi era la politica moderna è stata così. Beh, insomma, il rifiuto di questo è proprio il rifiuto di ciò che si può con la politica organizzare, perché quando è venuto fuori il qualunquismo, no, subito dopo, nel secondo dopoguerra, è durato pochissimo. Perché? Perché contemporaneamente esisteva e cresceva nel paese la democrazia organizzata dei partiti di massa. E quello ha impedito subito, ha tagliato subito le ali alla qualsiasi forma di qualunquismo, perché le masse si sono ritrovate organizzate nei grandi partiti. Se non si organizza il basso della società si esprime spontaneamente in queste forme, che sono delle forme, appunto, e ripeto, non sono mai forme creative o innovative, perché sono forme anch'esse guidate, no? E quindi pericolose in questo senso, perché vanno in una direzione che non è mai in nessun caso una direzione di cambiamento, no? Quindi io ripeto, insomma, il punto essenziale è come si riorganizza il terreno politico, di come si torna a selezionare classi dirigenti, ceti politici dal basso verso l'alto, da come si ritorna appunto ad una mediazione tra società e istituzioni, insomma, che sia una mediazione vera, non falsa. E come si superi questa autoreferenzialità e questa
e questa separatezza, è stato detto, insomma, tra economia e politica, ricostruire una separatezza tra economia e politica vuol dire anche, secondo me, poi di fatto passare ad una stagione che non deve essere post-democratica, ma forse una stagione post-populista. Ecco, in questo senso si può provare a fare qualche cosa, anche se non sarei sicuro che si arrivi al successo per questa via.